sono un pepe nel cuore. Ringrazio il telecamera, intanto subito, lo ringrazio per le riprese sempre che mi fa negli ultimi video. Allora, parliamo di calcio internazionale. Stanno facendo le partite di Premier League. Oggi pomeriggio hanno giocato Liverpool, Arsenal e Real Madrid. E adesso stanno giocando City Tottenham, 2-1 City, le reti per il City, Sterling e Aguero. Su doppio assist di De Bruyne, strepitoso nel primo tempo, e per il Tottenham in mezzo il pareggio di Lamela. Ma parliamo delle partite di oggi. Ovviamente di Premier ce ne sono state anche altre, però non possiamo stare qui a raccontarvele tutte, perché non ci interessano le altre. Allora, parliamo prima di Liga, perché il Real Madrid ha battuto 3-1 fuori casa il Celta Vigo con le reti di Benzema, Cross e Lucas Vázquez. Quindi 3-1 più il Celta Vigo, un gol che al 91esimo che non mi ricordo il nome, e quindi il Real trova i primi punti, i primi tre punti della Liga Spagnola, a differenza che del Barcellona che ieri ha perso contro il Bilbao 1-0 con quella rovesciata pazzesca di Aduriz, solo a 38 anni. Solo 38 anni. Per un calciatore sono tanti. A sto punto dici anche l'altra partita di ieri, la Bundesliga. Allora, la Bundesliga infatti invece è finita 2-2 tra Hertha Berlino e Bayern Monaco. Doppietta di Lewandowski che salva il Bayern Monaco. Sul rigore che non c'era proprio. E poi quindi, due dell'Hertha. E quindi l'Hertha, quelli dell'Hertha non li diciamo. Insomma, campionati appena iniziati, ma che saranno infuocati. E Liverpool è... Mi ero dimenticato il Liverpool. Il Liverpool oggi pomeriggio ha giocato e per il Liverpool l'hanno segnato contro il Southampton. Firmino e Mané. Grande gol di Adrian, che praticamente passa la palla a Ings, che la mette dentro, ovviamente. Cioè, vi aspettate che poteva sbagliare. Liverpool che appunto trova la seconda vittoria su 2. Allora, fatemi sapere che ne pensate. L'Arsenal. Qua sotto nei commenti, anche l'Arsenal che ha vinto. Ci ho fatto un altro video dedicato proprio a Arsenal Burnley. Con il gol di Lacazette e sempre decisivo Aubameyang, poi il gol del... lo lasciamo stare. Doppio assist di Ceballos, anche in questo caso strepitoso il centrocampista spagnolo under 21 della Spagna, protagonista anche contro l'Italia, grandi gol contro l'Italia, lo ricorderete, 1-0 e poi 3-1. Ragazzi, se volete un cuoricino lasciate qui sotto nei commenti il risultato di City Tottenham che per il momento è 2-1. Lasciate un risultato a caso più un marcatore. Chi ci indovina? Matteo? Cuoricino. Eccolo là. Allora, quindi campionati appena iniziati, ma che saranno infuocati quest'anno. Quindi vi saluto e vi ringrazio per i 64 iscritti. Grazie ragazzi. Bella!